questo con questo? L'anno scorso mi hanno fatto... quello con quello lì. Nel sito mi hanno detto che ci sono. E ho l'abito bianco. Nel sito della mostra? Infatti bisogna valutare un attimo cosa vedi bene. Sì, dimmi cosa stai facendo. Allora, sicuramente allora adesso sto rimagliando, per cui vuol dire che sto fermando i punti della maglia, quindi questo è un metodo tradizionale di cucitura della maglia, non è una taglia e cuci come tanti. Passano le signore e dicono guarda la taglia e cuce, io no, non è proprio la taglia e cuce. Con questa qua si fermano proprio, no? La maglia viene conservata. Infatti non avevo mai visto una macchina fatta così. Con il trabocchi nero. Adesso ti faccio capire bene così. Anche lì con un cardigan nero sopra o di un altro colore se vuoi dare un po'. Ci sono macchinari che hanno rimagli che hanno diverse finezze, questa qua è una finezza 10, quindi a seconda del capo in maglia che hai smacchinato userai un rimaglio specifico per cucire. Praticamente cosa capita? Se tu tiri qua si smagliano, vedi? Sì. Adesso questo è un filo di scarto per cui si fa un po' fatica. E comunque si vede. Aspetta, vedi. Quindi tu, ecco, vedi che si smaglia così. Quindi tu devi prendere questi punti qua in modo tale che poi quando togli il distacco lei non si smaglia. Adesso questa la mettiamo a posto. E Luca? Il parcheggio. Sta cercando. No, è andata a vendere i biglietti per la mostra della navetta. L'ultimo che hai provato ti è piaciuto? Adesso ribattiamo su questo. Con quello nero, stai benissimo. Forse la trinca. Canotta nera e cardigan. Quello con la... No. Due pezzi. Sì, però, allora i due completi. Sono due pezzi. Due pezzi. Cucire il nero sotto il sole. Con quelli vado tranquillo. No, questo è. Fatti dire cosa è. È un lavoro di pazienza. Vedo proprio. Non ho già tutti. Sì, grazie. Lo so, mi ricordo che è anche bancomat. Lo so, Gioia. Ce l'ho io. Sì, sì. Tutto c'è. Sì. Se quello fosse solo un problema, allora con tutte le teste che ci sono in giro, allora avremo ma no, noi non abbiamo prezzi proibitivi. Gli altri, sinceramente. Lo so, a te piace questo. Ok, no, quindi adesso qua è chiuso. Poi si prende questo qua. E si fa andare, lui fa una catenella tipo quella dell'uncinetto. Faccio dei piccoli taglietti così quando sfilo il distacco sono agevolato, no? Altrimenti si romperebbe. Questo cardina. Sì. Questo qua è un lavoro abbastanza semplice da fare perché devi prendere i punti nel davanti e nel dietro, fai una cucitura in sostanza, nulla di che. Non mi sono portato maglie più complicate da cucire perché tanto non riuscirei in questo qua, certo, la gente. Vedi, poi tiri via questo qua. Questo è lo scarto, vedi? Sì. Quindi ovviamente lo fai di un colore diverso apposta. Bravissima, ovviamente si fa così per distinguere la maglia, quella che ti interessa, no? Da quella che non ti interessa, poi lo sfili. Adesso se io avessi sbagliato si smaglia, no? Se non avessi preso la maglia giusta, nel momento in cui vado a tirare così, si smaglierebbe. Certo. Poi quindi una volta fatto ciò, allora si prende l'ago e si rifinisce a mano. Ehi, guardate che parli di qua. Domani scrivete.
Ve lo rifinisci normalmente, ma... Le cose che ti piacciono, che tu ti senti bene, le mangi. Dai. Signore, il cappellino come il suo, quanto costa? 12. E quale sarebbe? No, cioè, sarebbe no. Sopra lì, adesso te lo faccio vedere, solo un attimino. Sì, no, no, no. Ma poi le sta bene. Se vuoi andare vai pure, tanto adesso. Finiamo. Quindi vedi dal carpentiere... Dai martelli, le mazze. Alla maglia. Dovrei scrivere un libro, guarda. Sei sempre in tempo, lo sai. Sì. Quando vuoi. Poi magari cambierai di nuovo. Ma stavo pensando, mi stanno appassionando i gelati ultimamente. È divertente farli. Non ho mai provato, però... Ho lavorato in una gelateria tanti anni fa. Qua ce n'era un po' di più, E questo è finito ed è uno scaldacollo, il tubolare che è stato cucito come hai visto. Poi se c'è ancora qualche peluccio lo togli. Prima ha dato giù due gocce e adesso ha smesso. Seriamente? Che c'è un punto strategico in cui prende. Poi questa si è abbastanza spazio. L'altra sera una signora mi ha tirato i fili sulla maglia. Nera ovviamente. Ho messo 2 ore a tirarli su. Boh, fine. Voilà, perfetto. Diciamo anche nome, cosa, così si trovano, no? Ah, Pole Pole, la ditta, siamo della provincia di Cuneo. E poi? Come fanno da contattarti se vogliono avere qualche articolo? Per il momento numero di telefono che è 339 19 85 946. Perfetto, grazie.